siamo appena usciti dalla commissione delle petizioni al Parlamento Europeo, dove si è discusso del passante di Bologna con i proponenti della petizione ai quali io ho suggerito appunto di perseguire questa strada. Perché siete qua e cosa ne pensate delle risposte che avete avuto, soprattutto dalla commissione europea? Siamo qui perché, diciamo, fin dall'inizio, appunto, anche grazie al tuo suggerimento, abbiamo pensato che in ambito europeo abbiamo trovato delle risposte un po' più chiare, un po' più precise di quelle che ci sta dando e ci aveva dato anche fino a quel momento lo Stato italiano, perché fin dal principio si è capito che questo progetto era un progetto già deciso in partenza, in corsa, una qualità, tra l'altro con una qualità del progetto scarsissima, però non c'era assolutamente modo di interrompere questo processo e erano tutti convintissimi che questa cosa si dovesse fare assolutamente in fretta. Ecco, allora abbiamo pensato che bisognasse cominciare a mettere qualche sassolino nell'ingranaggio e chiaramente questo è il ricorso, diciamo, in sede europea è uno di questi. Come è andata? Devo dire che è andata secondo me abbastanza bene, cioè il fatto che la Commissione abbia mantenuto intanto aperta la petizione vuol dire che magari insomma era abbastanza ed è abbastanza fondata insomma anche rispetto alle possibili violazioni del diritto europeo e dall'altra parte il fatto che appunto manderà una lettera di avviso allo Stato italiano e all'autorità regionale per dire attenzione vi stiamo tenendo d'occhio per noi è già un risultato molto molto importante perché noi l'abbiamo detto e lo stiamo ancora dicendo da molto tempo, attenzione vi stiamo tenendo d'occhio, però chiaramente diciamo, abbiamo un peso e un potere contrattuale diciamo, non paragonabile con quello della Commissione Europea. Quindi fermo magari lascio la parola ad Aria, che Aria se non ha qualcosa da aggiungere. Volevo sapere, se questa è una strada che iniziate, c'è ancora un percorso, ovviamente ci sarà la risposta scritta dalla Commissione, poi da analizzare, eccetera. Al di là di questo, la vostra battaglia va avanti su quali altri campi? Diversi campi, stiamo percorrendo tutte le possibili strade e stiamo cercando di, in assenza appunto delle istituzioni, di una presa di responsabilità delle istituzioni, di organizzare dei monitoraggi dal basso perché alla fine non abbiamo idea della qualità dell'aria nei pressi dell'autostrada, quindi stiamo sulla base di esperienze europee o anche italiane, vogliamo monitorare noi, mettere in rete i dati, promuovere questo. E poi tutta una serie di azioni legali su cui stiamo ragionando e che richiedono soldi, per cui chiunque voglia contribuire è sicuramente benvenuto. Grazie a voi, grazie ovviamente, certo faremo un po' di campagne per dire continuate a firmare perché è ancora... Grazie.